Allora, ragazzi, benvenuti in un nuovo podcast. Oggi abbiamo il nostro Alessandro Savi, direttamente da New York. Come stai, Ale? Ciao ragazzi, tutto bene, grazie, tutto bene. A Dai, posto. siamo sopravvissuti al Covid, siamo vaccinati, Ah, tutto già, bene. che te ti hanno vaccinato? Hai già fatto? Sì, io ho fatto già un mese fa. Fantastico. Sono cresciuto 1 centimetro di braccia, quindi va bene, fatelo. Bene, corro. Tutti in un mese. Vaccinatevi. Quindi ragazzi, vaccinatevi. Esatto, fatelo. Bene, com'è la situazione là in America? Diciamo che è ok, dai. Adesso praticamente siamo tornati alla normalità quasi da un mese. Praticamente fra un mese riapriranno tutto al 100%, palestre, ristoranti sono già aperti già praticamente da 6, 7, 8 mesi. A settembre l'anno scorso la vita è ripresa, diciamo, però al 100% sarà dal 1 luglio. Ok. Adesso ci sono ancora le mascherine praticamente mandatory, perché le devi portare nei posti pubblici. In palestra, quando ti alleni, porti la mascherina, poi la abbassi appena quando ti fai la set, cose così. Però diciamo che è molto easy, molto flessibile la cosa. Si vive, cioè già non c'è più quella tensione che c'era un anno fa. Ok. Ok. Comunque, diciamo che qui sono stati 6 mesi continuativi, perché in Italia c'è stato il lockdown fino a maggio, poi hanno riaperto, poi hanno rifatto il lockdown a fine ottobre. Noi siamo andati direttamente fino a settembre, poi da settembre non c'è stato più problemi, cioè adesso la percentuale è veramente bassa, sotto l'1%, comunque cioè, non si sente neanche quasi più parlare, diciamo, nei telegiornali, così che la gente, insomma, muore per strada, ecco, hai capito? Quindi diciamo Certo. che la situazione è ottima, insomma, è stato fatto un buon lavoro all'inizio, e poi diciamo un buon lavoro comunque completamente diverso da quello che è stato fatto in Italia, senza avere dei lockdown, chiudere la gente in casa, la gente comunque andava a lavorare, ci sono state appunto le palestre, che sono state i centri fitness, i teatri, queste cose qua, sono stati quelli, i cinema, quelli un po' che hanno sofferto di più. Però comunque, cioè, ti spostavi tranquillamente, chiamiamo da città in città, da comune a comune, ecco, hai capito, senza nessun tipo di problema. Ottimo. Cioè, io parlando con i miei, la mia famiglia, amici lì in Italia, cose assurde lì in Italia ci hanno fatto, che secondo me comunque non hanno portato nessun beneficio, nessun miglioramento. Cioè, la cosa migliore secondo me era comunque partire arroganti come hanno fatto qui con le vaccinazioni, e qui adesso tutti si vaccinano, l'età al minimo, cioè i vaccini vanno, e hai capito? Addirittura adesso hanno passato la legge questa settimana, che i bambini dai 12 in su vengono vaccinati, Ah, vedi. quindi cioè, si stanno muovendo molto 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 velocemente, quindi diciamo che c'è meno contagio e tutto il resto, quindi la situazione è ok, insomma. Anche a livello di gare, parlando appunto di bodybuilding, a livello di gare ci sono gare, vai tipo molte gare vengono fatte in Florida, come oggi il New York Pro, domani, perché non portano la mascherina, comunque c'è tutto aperto, la gente va agli expo, alle gare tranquillamente, e comunque sia è un po', diciamo, secondo me non devi isolare la gente sana, ma devi isolare la gente ammalata. Ale, ma le Nel palestre hanno senso chiuso un periodo dove? in America? Ok, a New York 6 mesi, in Florida solamente un mese, l'anno scorso, basta, Vedi. finito. Infatti mi ricordavo perché diverse persone a Tampa, là, a Tampa, Bennett, anche Flex Lewis, eccetera, io li vedevo continuare ad allenare per un bel periodo, a parte quel mesetto, esatto. Sì, Texas ha chiuso un paio di mesi, poi dopo Arizona, anche lì hanno chiuso un paio di mesi, però da 1 mese a 3 mesi. Poi diciamo quelle più che hanno chi ha tenuto chiuso di più eravamo noi qua a New York. Vabbè, perché è un New York sta porto, arriva comunque, sì, tanta sai, gente. comunque c'è più la gente arriva tutta qua, hai capito? Scali, Esatto. non scali, quindi anche aeroporti molto, molto, molto sotto controllo. Adesso se vai all'aeroporto non controllano neanche la febbre, cioè proprio Vedi? zero.
capito? Quindi diciamo la situazione è migliorata. Adesso ci sono gare dappertutto, anche qui a New York, cose così, con alcune magari restrizioni. Qui in New York ancora per un mese, poi dopo comunque si sta muovendo la cosa, la situazione è molto tranquilla. Adesso stiamo all'inizio del New York Pro, cioè questo weekend, giusto? Sì, praticamente penso che oggi venerdì c'è il Waiting e la 212, poi domani Esatto. c'è l'Open, ci sono gli Open. Come Lineup un po' così. un po', sì, poca gente, però Vero? insomma. Ci dovrebbe essere Jewett. Si rifà anche perché ha fatto l'Indy terzo posto. Forse si fa anche il New York, mi sembra. Poi c'è Nick Walker. Sì. Sicuramente. Sì, c'è Justin Rodriguez nella Open, c'è Blessing, c'è La Blessing pure. Hassan Mustafa che sono curioso di vederlo perché se va tirato sono son cazzi per gli Bene. altri. Quindi sarà Fantastico. interessante. Nella 212 sì, John Jowett c'è quello che ha fatto secondo sempre la settimana Sì. scorsa e poi non è che non ho seguito molto online, però comunque so che sono 10 nella Open e penso 14-15 nella 212, 212. una roba del genere. Ok. Sai, comunque diventa difficile anche spostarsi, ecco il problema. Molta gente ha avuto difficoltà, specialmente dall'Europa, a spostarsi e quindi così. Certo. Senti Ale, volevo parlare con te partendo dalla esperienza che hai ormai anche di gare, soprattutto nel circuito professionistico e tutto il resto. Quindi abbiamo parlato brevemente un po' di come vedi la situazione del bodybuilding moderno, un po' i giovani, gli errori che fanno e tutto. Quindi volevo parlare un po' di te, con te, di quelli che secondo te sono gli errori principali che si fanno per chi vuole fare bodybuilding. Quindi quali sono gli errori che vedi più comuni? L'errore più comune sicuramente, purtroppo, è questo, che la gente viene in palestra, non si appassiona più all'allenamento, non si appassiona più alla dieta, ma ti chiedono cosa devo fare, cosa devo prendere per diventare grosso. Quindi, di conseguenza, cioè, trascurano quello che negli anni passati era praticamente la base, quindi un allenamento solido, una dieta sana, importante e comunque una metodologia. E vanno subito sulla parte chimica, non ti chiedono ma quante calorie devi mangiare, quante proteine, cioè proprio perché poi fanno Google e da lì prendono spunto dalla dieta di questo, dalla dieta dell'altro, hanno tanta, tanta misinformation, come si dice in inglese, malinformazione, e puntano tutto sulla chimica, senza avere comunque sia anche lì una base, perché c'è, io la chiamo la preparazione a sorteggio, nel senso che prendono 20 prodotti, li buttano in una busta, li mescolano e fanno 5 ml ogni settimana, ogni giorno alla settimana. E ho avuto modo di parlare recentemente con un paio di personaggi, perché comunque, sai, seguo gente qui che gareggia, comunque anche gente normale, cose così, e gente che mi dice: ma sai, io sto facendo questo, sto facendo l'altro. E ti parlo di dosaggi assurdi e non professionisti, non gente che deve ancora gareggiare. Quindi io mi domando, se tu dovessi fare una gara dopo per prendere il next level, come si dice, cosa dovresti fare? E questi sono gli errori più comuni, però ti parlo di cose, cioè ultimamente una persona tipo 24 unità di GH al giorno, cioè io gli ho detto: ma tu sei fuori. 5 grammi a settimana e poi Allora, questo ecco, dice aspetta, io neanche un sinceramente po'. questi dosaggi li ho visti con difficoltà in professionisti. Non li trovi, non li Ok, trovi, non sono io, perfetto. non li trovi perché comunque sia, se tu hai un minimo di conoscenza, non dico tu, nel senso loro Sì. hanno un minimo di conoscenza. Cioè, comunque sia, hai un bicchiere, lo riempi d'acqua, cioè più di tanto non ce ne sta, l'altro viene fuori. Quindi, comunque sia, a un certo punto il tuo corpo non può assorbire tutto quello che gli dai, cioè ha una capacità che può comunque assorbire, crescere e tutto quanto. Dopodiché va in effetti collaterali. Cioè, se tu prendi troppo testosterone, comincia ad alzare il livello
di estrogeni, hai capito? Tutte queste cose Certo. qua. Quindi, cioè, quando se tu non fai le analisi e non vedi quant'è il tuo livello di testosterone, è logico che vai sempre un tanto al cavolo e quindi pensi che più ne hai, più ne prendi, più cresci, ma non funziona così. Cioè, ci sono effetti collaterali sulla pressione, ci sono effetti Esatto. collaterali comunque sulla densità del sangue, l'ematocrito, l'emoglobina, cioè quindi il blood pressure. Quindi, cioè, questi qua, hai capito, sono tutte cose che loro non guardano. Fino a che stai bene, che non ti succede niente, poi quando qualcosa succede, hai capito, allora cominci a preoccuparti. Ma qua di solito non è che queste cose succedono in un mese, 2 mesi, 3 mesi, sono anni di errori, perché gente che fa un anno o due così, hai capito? Parte comunque 24 unità di GH al giorno, sensibilità insulinica non esiste più. Ci sono comunque fattori che comunque particolari che determinano la crescita, che poi invece di migliorare, peggiorano. Ma sai, io la cosa che vedo sempre nei professionisti è che quando caricano così tanto i dosaggi iniziano ad avere difficoltà nel mangiare e allenarsi decentemente per la pressione del Esatto. sangue e tutte cose che in realtà dovrebbero essere capisaldi di quello che si dovrebbe fare, cioè concentrarsi al massimo sul discorso dell'allenamento in primis. Esatto. Esatto, ma questo è un altro discorso che se tu guardi, la gente qua quando mi chiede, ma come si allenano in America? In America Ok, questo è un altro discorso che io volevo ti dico, affrontare, esatto. ok, quindi se vuoi finiamo il discorso preparazione, il discorso comunque ci sono molti professionisti con cui parlo, io ti dico, cioè, vado al Bep molto spesso, cioè, conosco bene Arash, Rabar, Kevin English, Guam Morel, cioè, capito, tutti questi ragazzi che si allenano lì, ma quando parli con loro, cioè, sono ben lontani da queste cose qua, ma Esatto. molto ben lontani. Poi, resta di fatto che comunque ognuno abbia correnti diversi di pensare, filosofie diverse dal punto di vista. Mangio molti carboidrati, ne mangio pochi, mi alleno 2 volte al giorno, ti alleni 3 volte al giorno, mi alleno una volta sola, faccio 3 ore di cardio, 4 ore di cardio. Questo è molto soggettivo perché io lo dico sempre, cioè non è che discrimino e dico a quello lì non capisce niente perché fa così, ma no, magari funziona per lui, non funziona per me. Quindi, capito? È un discorso molto soggettivo. Per questo esiscono preparatori e personal trainer, nel senso che comunque è un lavoro personalizzato. Quindi il discorso del professionista è un discorso che, capito, magari devi vedere quello che lavora più per te e funziona più per te rispetto a un'altra persona. Comunque sia, un professionista, già per essere professionista devi comunque avere una genetica diversa, una predisposizione diversa. Io non ho mai visto un somaro diventare un cavallo. Quindi, cioè, se tu nasci somaro, sarai un grande somaro, ma non sarai mai un cavallo. Quindi, di conseguenza, purtroppo la genetica è quello che fa la base. E cioè, hai capito? Cioè, il discorso è questo: tutti pensano che è il prodotto che fa la genetica, no? Cioè, hai capito? C'è chi resiste, ha molto più resistenza anche ai prodotti, perché c'è gente che fa dei dosaggi da paura e non ha nessun effetto collaterale. Io ti posso fare un esempio di un grande amico mio che ha fatto anche un documentario, Bigger, Stronger and Faster, Sì. Greg Valentino. Greg è una grande persona, lui ti dice, lui, cioè, era uno che usava parecchio e, premetto, non usava Sintol, però te lo dice schiettamente quando si va a cena. Anche qui Emiliano Del Duomo venne qui da me e siamo andati a cena, glielo disse parlando così, ridendo e scherzando, che comunque lui era uno di quelli che faceva 10 grammi di testosterone a settimana, però comunque sia non ha avuto un effetto collaterale, quindi ha una tolleranza e una resistenza al prodotto. Certo. Hai capito? Quindi è come tutte le cose, è soggettivo. Hai Ale, tu capito? credi Poi che il discorso, scusami, il discorso della genetica, perché anche qua si parla generalmente di genetica, poi si vedono delle persone che dicono io in realtà ho una scarsa genetica e tutto. Io quello che ho sempre visto è che quando parliamo di genetica dobbiamo analizzare due cose: la struttura, cioè il telaio, linee, proporzioni, eccetera. Da un lato, dall'altro lato la capacità del corpo della persona di volumizzarsi, di ipertrofizzarsi, perché tu puoi avere una bellissima struttura ma non riuscire a prendere volumi e al contempo puoi essere invece una persona che riesce a prendere tanto volume però non ha una bella struttura. Giusto? corretto.
Sono pienamente d'accordo, cioè, è difficile trovare comunque tutto in uno, hai Esatto. capito? È veramente difficile. Cioè, molte persone, cioè, ti faccio un esempio, io non ho difficoltà a mettere muscoli, però ho difficoltà a livello strutturale, quindi di conseguenza devo mettere muscoli dove mi dà la possibilità di migliorare la mia struttura. Cioè, io sto lavorando con Gabriele Trapani, quindi da anni, dagli ultimi 2 o 3 anni, quando ho ripreso ad allenarmi per competizioni, per gare, e abbiamo lavorato sulla struttura, cercare di limitare le quantità di cibo per tenere comunque lo stomaco proporzionato, c'è cioè un certo tipo di integrazione, un certo tipo di scelta sui prodotti, perché mettendo muscolo facilmente non ho bisogno magari di aggiungere altra carne in posti che non mi serve, ma cerco sempre di lavorare sul V-shape, qualità delle spalle, le braccia, e tenere il rapporto giro vita stretto. Quindi lì di conseguenza è appunto lì che fa la differenza se tu ti affidi a qualcuno, un preparatore e un bravo preparatore. Perché se un preparatore qualsiasi ti riempie di roba, ti fa mettere su 50 pound, è un bravo preparatore? No, perché se non migliori dove sei carente, per me non è un bravo preparatore. Tu hai Di provato anche conseguenza. bulk sporchi, giusto? Bulk molto Come? spinti. Hai provato anche bulk Io? molto spinti? Ho provato tutto meno che l'elettroshock, cioè nel senso che bisogna anche essere onesti, bisogna anche essere onesti. Io a un certo punto, il più pesante che sono stato, penso 250 e qualcosa, quasi 260 pound, una off-season che sembravo Bud Spencer, nel senso che dilatato, cioè. E quest'anno non siamo andati sopra i 240 pound, 238, 240, cioè, però hai capito, sono già 25-30 pound sopra il peso di gara. Quindi di conseguenza, ritenzione un pelettino di ritenzione idrica, un pelettino di grasso che comunque ti permettono di, però sempre addome fuori, proporzioni, e c'è anche la preparazione comunque molto moderate, cioè usare la testa e lavorare duro, lavorare molto sulla qualità, la densità muscolare, che comunque ti dà quell'effetto di profondità, di simmetria, di 3D, che ti permette di essere più bello sul palco. Quindi di conseguenza, ognuno lavora in base alle esigenze. Magari avessi avuto la struttura di Flex Wheeler con un girovita così, delle ossa così e i muscoli di Bigrami, che ti immagini, perché se tu prendi Flex Wheeler e Bigrami sono due corpi completamente differenti. Flex Wheeler, una genetica inumana, ma non hai mai vinto l'Olimpia. Rami, una genetica inumana, masse assurde, però non una struttura piacevole perché è un fake, due muscoli, però ha vinto l'Olimpia. Quindi lì va a gusti, hai capito? Giuse, volevo chiedere una cosa a Giuse, per quanto riguarda il discorso dei... con il posing, qual è la genetica, il difetto genetico che riesce a mascherare di più? Più strutture o volumi? Cioè, mi spiego, hai una persona con una bellissima struttura ma pochi volumi, o hai una persona con grandi volumi e una bassa struttura, una scarsa struttura, dove riesce a lavorare meglio col posing? Allora ti dico, come mia soddisfazione personale, sono contentissimo quando riesco a mascherare una struttura brutta. Anzi, forse quando io riesco in quello mi dicono che sono bravo. Far posare uno già bello non è che ci voglia tanto. Poi sai, come ha detto Ale, dipende molto dalla giuria cosa vuole. Perché, per esempio, ho visto tanti bodybuilder estetici, tipo Brandao, tipo altri, che proprio sai, dipende dalla line-up. Anche perché uno bello dipende dal line-up se è pieno di freak. Di sicuro uno bello non può scazzare una preparazione, cioè uno bello deve essere duro, deve puntare sulle armi che ha e poi che vinca il migliore. Però vedi, nel mio posing far posare uno bello è estremamente facile, cioè in una lezione uno lo metto sul palco, uno con una struttura un po' così vanno cambiate le angolazioni, gli sfiancamenti. Poi sai, Ale lo può dire perché comunque delle volte abbiamo visto un po' insieme il posing. E là si tratta di fare un lavoro comunque molto accurato, che è diverso rispetto a uno che può essere una X-frame perfetta, cioè molto particolare. Cioè lì, per esempio, sai, quando hai una struttura un po' particolare, anche una gamba un centimetro avanti ti cambia lo shape. Quindi sì, di sicuro mi dà più soddisfazione lavorare con gente che non ha una struttura forte. Perché poi sai, lavorare con quelli, tra virgolette, belli, perfetti, è facile. E Poi invece sai, uno con una Ale, bella struttura e pochi volumi?
lì si cerca di capire un attimino cosa buttare fuori. Io cerco sempre, guarda, di assecondare comunque, dare al fisico quello che manca. Di Certo. solito a una bella struttura tendono sempre a buttare fuori la linea, okay? Le rotondità dei muscoli, e peccano un po' sulla condizione. Io provo a dare spessore e densità col posing. Dipende sempre molto, sai, secondo me il feedback tra posing coach e coach è fondamentale, perché anche lì, sai, ci sono dei coach che vogliono, non so, la riga sul culo, riga sul femorale, e non capiscono che però intestardendosi sul dettaglio, il muscolo contratto, una linea bella la mandi a puttane. Esempio stupido, cioè se un'ale, non so, frontal spread si chiude e lui già di struttura, non so, è corto, stretto e contrae i muscoli, sparisce. Lui deve proprio aprirsi e cercare proprio di le rotondità dove, come ha detto lui, nei punti del corpo dove la rotondità ti fa sembrare più estetico. Secondo me, guarda, ogni tipo c'è il suo posing, proprio come ha detto lui, cioè così come c'è bisogno di un preparatore in grado di metterti a posto dove sei carente nel posing. Non è un posing per tutti, ma va molto personalizzato, ma anche in base alla testa, lo sa, perché gli atleti sono quelli più sicuri, quelli non emotivi, e l'emozione sul palco ti porta tanto. Cioè, Certo. io personalmente, da atleta del cazzo come sono molto emotivo, soffro d'ansia, e quindi sai, l'ansia, la condizione te la fotti sul palco, oltre al fatto di trasmettere tutto, ma la condizione e la testa sono veramente connesse, quindi anche il posing coach lì è particolare, è molto psicologo, Esatto, parlo solamente. esatto. Bene, Ale, altro argomento a cui hai accennato, perché molti tanto lo chiedono e se lo chiedono. È vero che se vado in America divento grosso perché c'è qualche magia particolare? Ma io non sono cresciuto un centimetro, magari un pelo più grosso, ma no, assolutamente no. Guarda, io lo dico sempre, la gente pensa che il segreto di Pulcinella esiste qua come un paio d'anni fa esisteva l'Oxygen Gym, l'Anabolic Chicken, tutte queste cose. Qua adesso se senti della Oxygen non se ne parla più, perché Brandon Carey ha perso l'Olimpia, Nathan D'Ascia non è più là, Big Ramy non è più là. E hanno solo qualche atleta che è rimasto, che è praticamente Rolly Winkler, Nathan D'Ascia che va avanti e indietro, quindi hai capito? Cioè, era un po' una moda. Quindi di conseguenza la gente pensa che qua, hai capito, esistano anche qui, pensano, hai capito, che tutta la gente usa MGF, IGF-1, questo e quell'altro. Prima di tutto, è veramente una cosa ardua trovare alcune cose qua rispetto in Europa. Per assurdo è molto più semplice. Quindi qui diciamo che c'è una mentalità un po' più avanzata, che qui c'è il discorso della TRT, quindi vai dal dottore, ti tengono monitorato. Questo lo posso garantire, perché io dal mio punto di vista faccio i controlli, vado una volta all'anno a fare il cuore, il reni, il fegato. Controllo l'ematocrito ogni 3 mesi, controllo tutte queste cose qua e vado dall'ematologo, non vado dal dottore di base. Quindi se c'è bisogno ti tolgono il sangue, se non c'è bisogno non te lo tolgono. Quindi la mentalità è più aperta. Però per quanto riguarda segreti non ce ne sono. Non ce ne sono perché non c'è il pollo, il pollo in Italia e il pollo in America. Il riso è il riso in America e il riso in Italia. Se tu ti alleni al Beth Francis o ti alleni, non so, alla qualsiasi palestra di Parma, Milano, il lat machine è uguale, hai capito? La diversità è che in chili e in pound, tutto qua. Quindi è la mentalità del campione, la mentalità di quello che vuole imparare, è praticamente quello che sostanzialmente la gente non capisce, hai capito? Qui pensano che ci sia il segreto, la gente non sa allenarsi, ti dico la verità. Io ti dico, io faccio un sacco di personal training e ho 7 ragazzi che gareggiano qui in 4 settimane, non hanno idea di cosa vuol dire contrazione, non hanno idea di cosa vuol dire controllare il peso, non hanno idea di cosa vuol dire fare lo stretching, enfatizzare la negativa, la positiva, tutte queste tecniche. Qua, guarda, se ti va bene, sanno che cos'è progressive overload. Quello che lo usano tutti, usato in modo sbagliatissimo, perché non vuol dire aggiungere carichi ogni settimana, che ti sfasci i tendini e articolazioni. E progressive overload e drop set, finito. Questo è quello che fanno. Super set a cannone, 15-20 ripetizioni, hai capito?
e basta. C'è molto, molta limitazione a livello di allenamenti. Se vedi, ci sono anche pochi tecnici, pochi preparatori. Sta di fatto che qui c'è il posing coach, che adesso in Italia sta andando parecchio, quindi Giuseppe può confermare, sta diventando un lavoro ed è giusto che ci sia, perché il posing devi mettere un ragazzo in condizione di appunto show off, come si dice, far vedere il meglio, quindi ti serve uno che ti insegna a posare e quello è un discorso a parte, però c'è il nutrition coach e c'è il training coach. Sono due cose diverse che io personalmente non sono d'accordo, perché ti spiego. Perché se io ti do da mangiare in un certo modo, ti devo far allenare in un certo modo. Cioè, in una situazione di depressione di glicogeno, non puoi tenere un volume esagerato, un'intensità alta, perché se no il corpo invece di migliorare peggiora. Quindi di conseguenza deve essere tutto rapportato. Alimentazione e training vanno di pari passo. Ale, Quindi dimmi. ti chiedo a proposito di questo, ma esempio, uno Sean Roden che per l'Olimpia era seguito come nutrition coach da Sito e come allenatore da Psycho e da Charles Glass, ma secondo te Glass con Cliff parlavano per concordare una strategia oppure ognuno faceva la sua strada sperando che poi andasse bene? Allora, io ti dico, il problema, ok, parliamo di top professionisti. Esatto. Ok, se tu parli di top professionisti, i coach hanno sempre un riguardo per i top professionisti. Come vedi, qualsiasi coach, prendi Patrick Tour, adesso c'ha James Hollingshead e c'ha un paio di professionisti, Ian Valery, Vai, che praticamente sono sulla sua pagina e servono per promuovere il lavoro che fa. Poi, io non so Patrick, però io ti dico, molta gente cosa faccia? 4-5 top professionisti che li usa per usare per altri clienti. Ma Jensen la stessa cosa, ne parlavano, Boston Lloyd parlava in un podcast la settimana scorsa che ho visto appunto che di coach underrated, you know, e tutte queste cose qua, e diceva appunto che hanno 4-5 o 6 atleti dove li spingono e degli altri praticamente la preparazione te la fa la moglie di Matt Jensen. Chi ti risponde è la moglie di Matt Jensen, non è lui. Per atleti amateur o di basso livello. Quindi la gente paga fior di quattrini per avere un copia e incolla di preparazione. Quindi, per uno, la domanda che mi hai fatto, tornando alla domanda che mi hai fatto, Psycho Fitness, che lavorava con Joe Rogan quando ha vinto l'Olimpia, non era Charles Glass, appunto, fece un podcast e disse appunto che lui era in contatto con Chris Aceto ogni giorno per l'allenamento di Sean Ok, Roden. Questo ok. mi sta bene, però secondo te, Psycho Fitness, se ci va Pinco Pallino che deve fare un campionato Ah, non regionale, ne frega niente. chiama il Sì, suo coach? No, allora lì certo. la professionalità, hai capito? Noi parliamo sempre di top atleti, noi parliamo sempre di gente lì. È quello che è il concetto, il discorso, praticamente è come un po' i social media, ok? Lo specchietto per la lode dei social media, tutti fanno paura in social media, poi vanno sul palco e non si possono guardare. Ed è lo stesso discorso praticamente. Credi e credono quello che vogliono credere, ma la realtà è completamente diversa. Quindi il discorso qua della preparazione, dell'alimentazione, non ci sono i segreti di Pulcinella, cioè il segreto è trovare il tuning per il tuo corpo, trovare la persona e il tipo di preparazione che si adegua più al tuo corpo e allora vedi i risultati. E se no, io scusa, sono qua dall'America, lavoro con Gabri da 3 anni in Italia. Certo, e tu comunque hai passato fior di preparatori anche negli Stati Uniti, anche abbastanza importanti. Sì, io quando sono arrivato qua, hai capito, all'inizio comunque avevamo contatti, sono stato per qualche mese con Dave Palumbo. Ma proprio 2 o 3 mesi. Poi dopo Fakhri Mubarak e per un altro 6-7 mesi. Poi sono stato fermo e Oscar Hardon, che ho lavorato con lui per pochissimo, non per lungo termine, però hai capito, quando ho ripreso ad allenarmi per le gare, diciamo 3 anni fa, 4 anni fa, avevo cominciato qui con una persona. Si chiama Ron, lui praticamente aveva aiutato Kai Greene
hai capito? Per quando praticamente c'era stato quel dibattito tra Kai e Farak, che si faceva preparare da un altro, so, questo qui è di qua di Long Island, l'ho conosciuto in palestra, però hai capito, niente di che, cioè, niente di che, cioè, sono partito dopo 2 mesi, poi dopo ho detto no, non è quello che cerco, hai capito? Ma mi è successo anche nel passato che ho lavorato con un paio di persone lì in Italia, lavorai con un, cioè, una persona quando ho vinto il mondiale della WABA mi contattò e mi disse, oh, voglio prepararti, gli ho detto, ma sì, io adesso sono da solo, non c'è problema. E gli dissi all'epoca, voglio fare un 7-8 mesi pulito e voglio imparare di più a livello tecnico di allenamento e alimentazione. Lì la prima email che mi arrivò si intitolava La chimica. So, mantenimento 750 di sustain una settimana con 600 di deca. Gli ho detto, cazzo, questo è il mantenimento, cioè praticamente Ma è staccato. non comincai neanche, hai capito? E non facciamo nomi perché comunque parte Certo. che è passato tantissimo tempo, comunque è ancora in giro. Ale, ascolta, tu parlaci un attimo di una cosa. E come hai scelto di andare a vivere a New York un po' e un po' la tua storia? Beh, vabbè, un po', diciamo, io ero venuto qua per gareggiare, quindi ci sono state poi un paio di cose a livello personale che mi hanno trattenuto e quindi dopodiché, dopo la gara, io comunque sia, non so se sai, mio cugino abita qui, dovevo rimanere 3 mesi in vacanza, cose così, e poi dopo ho fatto un paio di interviste, questo e quell'altro, poi ho avuto modo di conoscere una persona che tutti sanno e niente, e basta, e da lì. Rimasto. Dopo praticamente sono rimasto qui, ho fatto il primo anno avanti e indietro un paio di volte e sai, comunque ci si conosce, si vede come va la situazione, cose così, e poi questa è stata pretty much, come si dice, praticamente la situazione in generale all'inizio. Bene. Poi cioè io ero venuto qua per fare la gara, l'Arnold e tutto quanto. E dopo da lì è partito poi un po' tutto. Però diciamo che sono più che a livello di bodybuilding, è comunque stato personale, un discorso personale. Quindi Ti trovi bene da questo anche punto di vista? Cioè, per... in generale, come, insomma, società e tutto il resto, vivere in America? Il vivere in America è molto diverso che vivere in Italia. Lo dico sempre a tutti quanti, cioè non è che ti C'è come in tutti gli stati, la gente che è in Italia diceva oh, vuole andare via, ma hai capito? Il problema è questo: se hai problemi in Italia, i problemi ti seguono. Se non vivi bene in Italia, non vivi bene in America. Se ti prepari bene in Italia, ti prepari bene in America. Io lo dico sempre, capito? È un po' come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia, dovunque vai, tutto il mondo è paese. Quindi io mi trovo bene perché comunque, nel senso che cioè, lavoro moltissimo, faccio quello che mi piace, mi alzo la mattina che vado in palestra, mi alleno, faccio i miei clienti tutto il giorno, comunque sia sto vivendo di bodybuilding, di palestra e comunque sto facendo, hai capito, comunque il meglio della mia vita. E resta di fatto che comunque io... Noi torniamo sempre 2 volte all'anno in Italia perché ho amici, famiglia e comunque sia stiamo bene e tutto quanto, abbiamo la casa lì e tutto il resto. Quindi hai capito? Cioè, poi io parlo sempre con Luca Pennazzato, ero molto amico di Catapano, e la stessa identica cosa, hai capito? Cioè, ti adatti, fai le tue cose. Però ti resta sempre la base. L'Italia manca sempre perché quando veniamo, hai capito? Cioè, la cultura è diversa, la cultura è molto molto diversa. Cioè, qui è più, diciamo, per business, hai capito? Però c'è meno l'amicizia, per esempio, qui, sai, comunque essendo un paese molto free, la gente nasce a New York, però si trasferisce, perde le amicizie, si fa un'amicizia nuova. In Italia c'è più legame alla Sì, cultura. sì, sì, sì. Quindi sostanzialmente la differenza tra l'America e l'Italia è quella.
Però al mattino ti devi alzare, devi andare a lavorare, le bollette le devi pagare. La vita che fai in Italia la devi fare anche qua. Io non ho mai visto uno venire in America, sedersi su una pianta e aspettare di andare in palestra a guadagnare soldi. Non succede. Certo. Hai capito? Quello che ho fatto è stato fare il meglio di quello che so fare. Cioè, vivo di bodybuilding, non mi nascondo dietro perché comunque passo 8-10 ore al giorno in palestra, Certo. però 7 giorni a settimana. Hai Certo. capito? Quindi, cioè, questo è quanto. Ale, ascolta, tornando a parlare più prettamente di bodybuilding, volevo chiederti questa cosa. Hai fatto tantissime esperienze, tantissimi preparatori, eccetera. Quello che volevo sapere è, iniziando con l'allenamento e poi andando anche sul discorso alimentazione, le cose che hai imparato, cioè quali sono i fondamentali dell'allenamento, le cose a cui suggeriresti di dare un occhio sin da subito, le cose che alla fine hai visto che contano davvero. Perché una cosa molto importante, la gente tende a semplificare, però. Abbiamo parlato con Gabriele Andrulli, abbiamo parlato con tantissimi preparatori e atleti in questi podcast. E la cosa che è emersa è che chimica, non chimica, quello che ti parla, l'allenamento è sempre la chiave di tutto. Cioè, l'allenamento è il driver, è la miccia che accendi, è quello che ti fa il grosso dei risultati. Il resto è ancillare, è accessorio. Quindi, focalizzandoci sull'allenamento, quello che hai imparato, quello a cui hai imparato a dare importanza. Allora, io ti dico, quello che ho imparato, ti posso garantire che è quello che fa l'allenamento e l'intensità. Cioè, che sia lungo o corto l'allenamento, non importa, perché ti puoi allenare in 20 minuti con un'intensità altissima e un volume molto corto, o ti puoi allenare, con un volume lungo, un po' più lungo, e un'intensità sempre molto elevata. Questo appunto in relazione a quanto mangi. Quindi lì di conseguenza io quello che ho imparato a massimizzare ogni volta che vado in palestra il mio allenamento. Cioè nel senso che non trascuro niente, mi faccio sempre un buon riscaldamento, mi faccio working set e le spingo al 100%. Non perdo tempo in palestra. Se mi devo alzare una mattina, se una mattina arrivo qua e dico: ma non mi sento bene, cioè non vado neanche in palestra, cioè non ci passo nemmeno dalla palestra. Meglio un buon giorno di riposo che un buon giorno di allenamento. Quindi questa è la differenza praticamente tra un atleta maturo che sa, cioè non dico neanche che ti devi allenare 5 volte a settimana, puoi allenarti anche 3 volte a settimana, però in quei 3 giorni massimizzi l'allenamento. Cioè, anche perché comunque, come ti dicevo prima, il discorso dell'allenamento è molto soggettivo. A me mi chiedono: ma ti alleni 2 volte, 3 volte? Se no, hai capito, io che mi alleno 5 giorni a settimana, e ti faccio un esempio, non so, qualsiasi atleta che si allena 9 volte a settimana perché fa 3 sedute di mattina, 5-6 di pomeriggio, non fa mai il giorno off, e cioè allora io sbaglio, lui fa bene. No, cioè quello. Il discorso che abbiamo appunto affrontato prima, anche quello che lavora per me non può lavorare per lui. Quindi di conseguenza io curo sempre molto il discorso, adesso specialmente con Gabriele, contrazione, intensità, e comunque sia l'aspetto, teniamo sempre in considerazione l'aspetto del cortisolo. Cortisolo basso, cercare di mantenere comunque sempre questi valori, tenere il sistema nervoso sotto controllo, perché anche quello comunque influisce molto sull'allenamento, e poi l'alimentazione di conseguenza, cioè comunque avere un corpo alcalinico con determinati integratori, antiossidanti, in modo tale che il corpo rimane sempre la base alcalinica e non acida, in modo tale che no, il corpo è sempre nella miglior situazione per crescere e migliorare. Quindi di conseguenza devi bilanciare. Quello che ho imparato sostanzialmente è quello. Non ti posso dire che ho imparato a fare la panca, perché c'è gente che dopo 30 anni sbaglia a fare la panca. Quindi Certo. lì hai capito, ci sono anche lì, ci sono varianti, angoli diversi, cioè impari, è un continuo work in progress, e imparare cose nuove. Perché se tu pensi: 20 anni fa c'era il Commodore 64, ottimo computer. Adesso non ci accendi neanche la stufa con quello, e c'hai un HP e cose. Quindi l'allenamento
sostanzialmente in 20 anni stessa cosa, da quando ho cominciato ho dovuto evolvere, ho dovuto cambiare. Cioè, io cominciai con il mio primo preparatore Giovanni Brunazzi, che era un powerlifter, facevo in 2 giorni tutte le parti muscolari, tutte, per 6 giorni a settimana. Quindi facevo 3 volte a settimana lo squat con dei pesi esagerati, 3 volte gli stacchi, 3 volte la panca, più tutti gli altri esercizi. Stavo in palestra 3 ore, 4 ore al giorno, però avevo 18 anni. So, sinceramente, negli anni passati mi è servito per costruire una mente e una base forte per apprezzare il discorso dell'allenamento. Non mi guardo indietro adesso, dico, cazzo, cioè, cosa ho fatto? Sono un pazzo. Hai capito? Cioè, quindi ti devi evolvere. Quello che ho imparato è sicuramente che comunque l'allenamento, come hai detto tu, è una parte principale della crescita muscolare e del migliorare il tuo corpo. Poi, per esempio, su di me abbiamo abbandonato il discorso faccio squat, faccio gambe, faccio stacchi, però cioè, dividiamo, e non è sempre squat, 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 perché le gambe crescono solo con lo squat. Se tu fai squat pesanti tutti i giorni o tutte le volte che fai gambe, dai dei carichi alla struttura, il certo. Girovita, il bacino, lo squat, stacchi, ti viene una vita che sembri un cubo. Cioè, io abbiamo in 3 anni ho perso quasi 18 centimetri di girovita, 9 inches, una roba del genere, 15-16 centimetri, lavorando in maniera più dettagliata, più tecnica, ecco. Questo è quello che ho imparato. Poi ti dico, con Gabriele, molto molto tecnico, ci sentiamo ogni giorno e di conseguenza hai capito, spiega, non spiega, e cioè, tu lo conosci molto bene, cioè, è un continuo learning, certo. Hai capito? E quello che dico alla gente, hai capito, comunque aprite questa mente, non fossilizzatevi, non allenatevi nello stesso modo, perché a un certo punto comunque il corpo ha bisogno di stimoli diversi e per crescere. Di conseguenza si abitua, primo. Secondo, il corpo invecchia, quindi allenarsi sempre pesante, pesante, pesante non funziona. Magari devi diminuire il volume e tenere l'intensità alta, e ci sono periodi che devi calare anche l'intensità allenante, certo. Perché magari sei in scarico, perché magari non mangi molto, hai capito? Perché se no rischi comunque di farti male, rischi injury. Ale, per quanto riguarda invece il carico, proprio in termini assoluti, la ricerca del carico, perché ne abbiamo parlato in qualche podcast di recente con Giuse, come la vedi te? Cioè, è un qualcosa... Perché, allora, ti spiego, un po' il punto a cui siamo arrivati è che alla fine il carico, cioè riuscire ad arrivare a tanti carichi relativi ovviamente sulla struttura eccetera, è quello che dà più qualità al muscolo, in ultimo. Tu che cosa ne pensi? Io sostanzialmente abbiamo la risposta lì tra Ronnie Coleman e Flex Wheeler. Cioè, brutto, più, magari non estetico, però coi carichi la densità che aveva Ronnie non ce l'aveva Flex. Come anche un Dorian Yates. O come anche un Dorian Yates, purtroppo un heavy duty style, cioè, hai capito, comunque sia sollevi Mike Mentzer, cioè tutta sta gente qua, densità da paura. Ma tutti i culturisti vecchia data, cioè si allenavano magari da cani. Branch Warren si allena da cani, però sposta carichi. Ma lo stesso Nick Walker, sì. Nick Walker sposta carichi elevati. Poi dimmi che prenda insulina, che faccia quello che vuole, non stiamo qui a discutere. Però questa è un'altra, la gente è ipocrita, sai perché? Perché sputano il piatto dove mangia, perché tutti adesso parlano di questo Nick Walker, sarà il prossimo Dallas, bla 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 bla. Allora, invece di dare credito a un ragazzo che si mette lì, che può piacere o non può piacere o non piacere, state lì a speculare quello che fa, e voi magari fate il doppio o il triplo e non avete lo stesso risultato, siete degli pochi. Hai capito? Quindi, di conseguenza, lui si allena pesante, farà quello che farà, però la vita del culturista fa tutto quello che deve fare. C'è un minimo di rewarding, hai capito, deve avere. Cioè, la gente fa solo male di spiegare. Quindi non apprezzano, hai capito? Ma io ti dico, perché l'ho passato per primo. Io, se tu vai a vedere alcuni body web quando ero in Italia, gente mi ha massacrato.
anche persone che sono amiche con me e che parlano con me ora, che mi fanno bella faccia davanti, perché tutti sul carro dei vincitori, però poi dopo ti parlano dietro. Quindi, tornando al discorso dell'allenamento, io sono uno che mi alleno pesante, Gabri te lo può dire, cioè io non è che mi vanto di numeri esagerati, però in un buon giorno faccio 5 piastre da 45 pound, 20 ripetizioni di squat, col culo per terra. C'è Rosetta qui di fianco a me che quando si allena in palestra con me mi vede, cioè, capito? Distensioni con i manubri adesso, e mi sono fatto ripulire una spalla ieri, ho fatto pettorali 125 pound, un braccio per volta alternato per 10, cioè con una spalla che mi clicca, e ho dovuto fare una terapia, l'ho dovuto pulire, sono dovuto andare dentro in artroscopia, e ti parlo di febbraio, non tanto tempo fa. Quindi i carichi, logicamente, per avere densità e durezza ci vuole il carico, certo, hai capito? Ma tornando al discorso iniziale che abbiamo fatto adesso, per densità e durezza la gente non usa il carico, usa il trembolone. Quindi tutto l'anno. Esatto, tutto l'anno a 800 mg o a 1000. Perché io sento di gente qua, un ragazzo che è venuto da me, che io l'anno scorso, 2 anni fa, ho detto questo ragazzo sta facendo la lurette russa, per andare a gareggiare a 70 kg, veniva, faceva il cardio, sembrava che moriva, adesso lo sto seguendo io, ha fatto 24 settimane di 800 mg di trembolone, e a gareggiare a 70 kg ed era liscio. Ecco, poi ti chiedo questa cosa: in questi soggetti, in persone in generale che non si allenano bene ma utilizzano tanta chimica, tu gliela vedi addosso? Cioè lo diresti mai? Il problema è anche quello. Il problema è anche quello che sono anche stupidi, scusa la... Si vedesse almeno. Perché se io non mi alleno, però almeno cazzo mi spoglio e dico, oh, duro come una roccia, con righe dappertutto, striato, dico, vabbè, mi sono tolto il problema dell'allenamento, mi faccio 1000 di trembolone a settimana, sono tirato, vaffanculo, perché mi devo fare 500 kg di squat? Esempio, o 200 kg, quello che è, capito, per dirti un peso assurdo. Ma il problema è questo, che la matematica non è un'opinione, non di sempre uno più uno fa due. Quindi non funziona, perché manca la miccia, come hai detto tu, manca quello che è la base. Cioè, hai capito? Qui cominciano a costruire una casa dal tetto, non cominciano dalle fondamenta. Certo. E sostanzialmente è quello, cioè costruiscono una capanna, perché il primo soffio di vento, non avendo le fondamenta, volano via. Morale della favola, io ho fatto, dunque, questa gara qui, 80-90, dovrebbe essere la 90, con questa gara che faccio, fra 2 mesi sono 98 gare. E ne ho fatte, poi sono stato fermo 6 anni quando ero qui all'inizio, cose così. Comunque, e mi sono sempre allenato, quindi c'è, la gente qua dopo una gara diventa professionista, una gara, e parlano già di fare l'Olimpia, che io gli faccio tutti gli auguri del mondo, però se tu prendi la Procar non vuol dire che sei all'altezza del professionismo. Sei il primo degli amatori. Sei il primo degli amatori quel giorno lì, e quindi di conseguenza devi valutare se sei all'altezza di fare il professionista. Esatto. Quello che dico sempre io, perché qua c'è gente che prende 60, ci sono una gara che fanno 60 Procar, di quei professionisti lì sul palco di professionisti non ne vedi uno. Sì. Ma adesso Ale, alla gara d'Alicante in Spagna ne daranno una 30 di Procard, secondo te quanti di quelli poi potranno mandare all'Olimpia? Nessuno. Faranno delle gare del cazzo, sì, e no, il Tijuana Pro, quelle gare piccoline, si piazzeranno a fondo la classifica però. Esatto, ma come hai detto tu, hai detto una cosa, hai toccato un punto che è fondamentale. Quanti andranno all'Olimpia? Guardalo al contrario, chi va all'Olimpia? Sempre quei soliti 20. Esatto, di nuovi non ne vedi, non c'è il ricambio di giovani, dici porca miseria che bello questo qui quest'anno. Ma poi no. Mi sa 2 anni fa quando venisti in Italia dicesti una cosa sacrosanta che poi mi è rimasta impressa. Tu dissi, all'epoca mi ricordo questa frase, ti hai detto la differenza tra un pro e un amateur è solo il pezzo di carta, solo la pro card.
Perché, esempio tuo, cazzo, 98 gare, ragazzi, cioè, chi è che merita più la Pro Card di te? Ne parlavamo un'altra volta, porca puttana. Cioè, però vedi, è un pezzo di carta, cioè, tu lo sai meglio di me, cioè, le gare, ogni gara ha una storia dietro, cioè, una Pro Card può arrivare perché c'è un line-up del cazzo, perché il preparatore lo conosce, cioè, non è sempre a merito. C'è gente come te che ti fa il culo, fa paura, e c'è 98 gare, e c'è gente che... Ieri ha iniziato a fare bodybuilding, è passato da professionista per botta di culo. Però poi il tempo paga tutto. Cioè, vedi, loro pensano che prendono una Pro Card, sono arrivati. In Italia, cioè, guarda, mi è venuto un ragazzo ieri, mai gareggiato, e detto tra noi, non ha i numeri per gareggiare, neanche per andare in piscina. Sai cosa mi ha chiesto? Ma io cosa, come faccio ad avere sponsor? Cioè, pensano che... Se capisci, pensano che lo sponsor paghi lo stipendio, che la Pro Card porti lo stipendio, cioè non hanno capito nulla. Non hanno capito nulla. Ma il problema fondamentale adesso sai cos'è Instagram? Cavoli, vero? Il problema fondamentale è la malinformazione, che la gente non dice la verità, la gente è falsa, vai da un preparatore pur di prenderti 50-100 euro al mese, dice, minchia, stai da paura. Ti Sì. faccio andare all'Olimpia, hai il gluteo striato, che quando vedo l'unica riga che ha nel gluteo è quella in mezzo. Cioè, io dico, ma cioè, siete stupidi, ma io non sono neanche qui a puntare al preparatore, cioè, io dico, è stupida la gente che ci crede, Sì. hai capito? Perché poi hai l'esempio di tanta gente, appunto, come ti ho detto prima, che prende la Pro Card, fa una gara da Pro, poi si rende conto che ha... Cazzo, il mondo è diverso visto da fuori, è fuori dalla palestra, è fuori dalla mia città. E allora prendono una bastonata dei denti e poi dopo spariscono, hai Sì, capito? ma poi Ale, un'altra cosa mi ricordo che avevi detto te dicesti all'epoca, io se devo vedere una gara preferisco se vederla seduto in platea che da fondo palco vedere le altre che votano. Esatto. Se devi andare a fare una gara devi essere competitivo, cazzo, non devi andarti l'ultimo line-up a guardarti gli altri che posano, altrimenti stai a casa. Cioè. E allora pensa che Esatto. molti italiani adesso, sai che c'è il meccanismo di qualifica per l'Olimpia con il punteggio, il scorecard e tutto quanto? Loro mirano ad andare all'Olimpia ai Appunti. punti sapendo che vanno lì a pulire i pavimenti. Cioè, ma pensa, quella è la massima aspirazione, assurdo. Corretto, posso aprire e chiudere una parentesi. Se tu, cioè vuol dire che tu parti già col presupposto che sei peggio di tutti. Bravo, esatto, cosa vai a fare? Quindi, se tu non hai stima in te stesso, cioè, io ho passato, te l'ho detto, io ho cominciato a gareggiare che avevo 18 anni. Quindi, non facciamo la matematica perché adesso fuori che so, ho 357 anni. Però, cioè, il discorso è questo, che se tu fai tutto quello che c'è da fare a livello di dieta e ti alleni pesante e fai la dieta comunque sia giusta o sbagliata, il tuo coach te lo dice. Non hai nessun regret, non hai nessun rimorso. Quindi dovresti essere la persona più sicura che sale sul palco, ma non per andarla per fare la presenza, per vincere, perché hai tutte le carte in regola. Logicamente, se hai la genetica e tutto quanto. Qui la gente passano professionisti e poi dicono, ma sai, vado, faccio qua, provo, faccio, Sì, poi sì. impara, poi spariscono. Ma oppure Ale, peggio, alcuni dicono: ma sai, vado a fare quella gara, non so, alle Bahamas, ci sono due polli, è la prima volta che fanno quella gara sperando di beccare i meno forti. Ma allora cosa cazzo gareggi a fare? Cioè, sperando che siano i più deboli. Esatto, ma il discorso è questo, che non facendo nomi, qualcheduno era andato a Porto Rico ed erano in quattro Ah, ok. e ce l'ha fatta arrivare a quattro pure. Però a casa ha detto che ha fatto quarto non su quattro, ha fatto quarto in un line-up di 20 persone, capito? Perché non dicono mai che sono quattro, è quello. Come guarda, anche lì sono tutti 130 kg tirati, minchia, cioè. Però poi 130-120, però vai sul palco, ti trovi William Bonac a 102 kg che sembra tuo padre. Ti ammazza, ti ammazza. Cioè, queste sono le cose. Quindi ti dico, dovrebbero mettersi tutti questi ragazzini qua, e non parlo per i ragazzi, in generale, just fai il 100% sulla dieta e sull'allenamento, perché la dieta è comunque quello che ti fa il muscolo. Cioè, la gente non può mangiare bene 6 mesi all'anno e mangiare a cazzo 6 mesi all'anno.
è la consistenza, la pelle rimane fina e tutto quanto. So che è dura stare a dieta anche in off season, perché comunque è dura pesare, fare, però se tu pesi il cibo, hai praticamente una linea. Puoi vedere se il tuo corpo necessita di più carboidrati, meno carboidrati, accelerare più il metabolismo, cioè mangiare molto di più, mangiare molto di meno. Se tu mangi a cazzo non ci salti fuori. Se fai Anche. solamente la preparazione 15, 16, 20 settimane, non ci salti fuori. Cioè non vedi gente che migliora, perché migliora, chi migliora è perché è sotto tutto l'anno. Cioè perché cosa credi? Nick Walker ha smesso di gareggiare. Lasciamo da parte il discorso chimico, che magari è stato sotto tutto l'anno. Ok, va bene, però tanto lo fanno tutti, quindi ormai. Cioè, però il lunedì era già in palestra e si rompeva il culo, è partito per gareggiare di nuovo quest'anno. Questa è la mentalità di un campione. Questa che poi c'è abbia, come si dice, un po' di arroganza quando parla, che è giovane e tutto quanto, questo non lo discuto. Io non giudico lui dal punto di vista personale, dal punto di vista culturistico è un professionista. Certo. Come deve essere? Mangia, dorme e respira di bodybuilding, come deve essere? Se vuoi essere un professionista, se no sei un fenomeno da baraccone o da Instagram. Ma Hai infatti capito? peccato, Ale, un Nick Walker ci fa il culo. Poi l'arroganza, ok, però è uno convinto, ci fa il culo per arrivare, ok? Esatto. Un Brandao è un buffone, se la tira tantissimo, non l'ho mai visto sollevare e tirare su pesante del peso, tranne quando sei in una Flex Lewis. È uno molto appariscente, poi sul palco però si vede, sparisce rispetto agli altri che sono grossi, eh. Esatto, poi si incazza se perché gli dicono: guarda, scendi 20 pound e fai il classic, Classic. perché è la verità. Perché Cazzo è la verità, ma sai cos'è? Ti incazzi quando la verità fa male, hai capito? Che la verità fa male. Cioè, purtroppo è così. Comunque, la gente dovrebbe veramente parlare meno, allenarsi di più, stare meno sul computer, meno su Instagram, meno foto. Cazzo, ogni 10 secondi sulle storie vanno al cesso. Oh, ho mangiato questo, ho fatto quell'altro. Un chilo in meno, un chilo in più, minchia. Oh, cioè, io ho cose che non riesco. Cioè, No, non... Se tu hai capisco. tempo per fare quelle cose, vuol dire che non sei stanco perché hai fatto 45 minuti di cardio come dovevi fare o ti sei allenato come dovevi allenare. Cioè, hai capito? Questa è una cosa che affronto spessissimo nei che faccio su Instagram, però che me lo chiedono tanto perché dicono: sono stanco, sono stanco. Gli ho detto: ragazzi, cioè, se vi allenate bene, voi state stanchi tutto il giorno. Cioè, è un lavoro, è pesante, è pesante. Esatto. Cioè, la gente non se ne rende conto, ma andare in palestra, spingere, poi in preparazione cardio e tutto il resto, è pesante, state stanchi, è normale che sia così. Se non siete stanchi, se siete arzilli come grilli tutto il giorno, non vi state allenando bene, non vi state allenando bene. Questa è una cosa Corretto. pure importante. Ma poi Ale, facci caso, come hai detto tu, questo fatto di questo continuo stentare, che loro fanno bodybuilding. Se tu fai bodybuilding, è il tuo stile di vita, è la cosa più normale del mondo farlo. Perché devi far vedere che ti alleni, che ti fai la foto, che grammi la pasta? Cioè, fatti i cazzi tuoi, allenati, basta, fallo. Cioè, è come, passatemi il termine, un gay, ok? Che deve far vedere che parla, accentuando l'atteggiamento. Sei felice di esserlo, non rompere il cazzo, cioè, è la tua vita, fallo. Cioè, idem bodybuilding. Esatto, Non devi come far qualsiasi vedere che... cosa. Guarda, Cioè, è una cosa assurda e stiamo parlando di gente che non gareggia ancora. È quella la cosa io assurda. considero soltanto quando il videomaker mi fa il video in sala che io non sento, non ascolto, cioè io sto là, mi alleno per cazzi miei, sto tranquillo, soltanto il fatto di avere il pensiero che questo mi sta facendo il video già mi distrae, capito? Già è una Esatto. cosa che mi dà fastidio, capito? E questi invece durante l'allenamento fanno di tutto, stanno al cellulare o comunque. Li vedi che non c'è la giusta intensità. Poi, per carità, io pure il primo, due storie, due cose, perché di base è il mio lavoro, fa parte del mio lavoro, divulgatore e tutto Certo. il resto. Però la sento come una cosa pesante. Infatti, rispetto a molte persone che stanno sempre a postare tutto quello che fanno, se vedete le mie storie, la maggior parte sono Q&A, risposte a domande e cose del genere. Sì, ma sono di fuori la palestra, te quando ti allenate alleni, Sì, cioè, sì, sì, sì. esatto, quello. Beh, oh, in Italia, secondo me la mentalità, poi Ale, poi correggimi se sbaglio, è proprio, sai, uno che vuole fare bodybuilding in America, diciamo che ha un ambiente più ricettivo, nel senso, è già veicolato a farlo bene, tra virgolette. In Italia la mentalità è particolare ancora, dobbiamo ancora avanzare. Sai cosa c'è? Che qui
siccome c'è veramente tanta gente che va in palestra, tanta, 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 cioè non so quant'è la percentuale della popolazione che va in palestra, ma comunque senz'altro maggiore della percentuale lì in Italia, perché in Italia è molto ancora di nicchia. Qua è diventato gente che, cioè, vedi gente di 80 anni che va in palestra e si allena con la cintura, con i guanti. No, però facci caso, Ale, la sacrosanta verità che hai detto adesso è questa: là la gente va a allenarsi, quindi è più bodybuilding. Qui stiamo andando verso il fitness, sai, le catene, palestre, low cost, senza istruttori che insegnano la tecnica. Qua la gente vuole fare i corsi. In Italia stiamo andando, adesso che tornate vi rendete conto che per quest'anno fa schifo, è peggiorato ancora post-Covid, la gente è impazzita. Più fitness, in America più bodybuilding, uno vuole muovere i pesi. Qua la gente vuole i corsi, vuole divertirsi, crossfit. Questo posso, sì, infatti qua nella palestra da noi non fanno nessun tipo di corso. Facevano un corso per anziani che hanno tolto del Covid, probabilmente non so neanche quanti saranno rimasti, perché appunto sono morti. Quindi non lo so, però non fanno, non, al massimo spinning e cose così, però pochissime classi e tutto il resto. La gente viene in palestra sostanzialmente solleva pesi, che in maniera sbagliata o corretta, questo sicuramente, ma tanto è come la stessa cosa in Italia, perché metti in Italia c'è l'istruttore, ma sono degli handicappati a volte, che cioè, hai capito? Quindi è meglio che vai come la gente che va vicino alle macchine, legge cosa serve sta macchina qui e lo fanno. Al massimo chiedono a me se sono personal, che sto facendo un personal. Ah, va bene se lo faccio così, allora sì, magari, hai capito, dandogli anche il contentino te lo prendi come cliente, cose così. Che comunque sia, qui in palestra la cosa migliore è sempre seguire gente normale, perché ti dà più soldi, ti rompe meno lo scatolo. Il culturista che vuole gareggiare è un sacco di impegni, poi sono tutti psicopatici, cioè io mi ci metto in mezzo, cioè, capito? Il culturista, cioè, ti chiama alle 3 di mattina, cioè, per qualsiasi cosa, è veramente tanto impegno. Quindi, cioè, alla fine, per monetizzare devi preparare gente normale. Quello non sì. Preparare, allenare, vanno a casa, gli fai una dieta per stare healthy, per stare bene, loro sono contenti, la domenica si mangiano la pizza, si mangiano quello che vogliono, tornano in palestra e ce li hai sempre. Hai capito? Infatti, cioè, in Italia c'è un discorso diverso, adesso ci sono tutti guru, coach, 450 atleti che gareggiano. Boh, io dico se, ma come fanno a prepararne così tanti? Cioè, io vedo che, cioè, non ne ho tantissimi che gareggiano, però comunque sia è tanto impegno se fai un lavoro dettagliato. Sì, poi ovvio che se fai copia e incolla tutti quanti e porti avanti solo i cavalli di razza, là è una questione diversa, lo sappiamo. Troppo, mamma mia, ragazzi, mamma mia. È diventata così, siamo antichi noi, siamo antichi. No, o semplicemente, Ale, o semplicemente siamo onesti, cazzo, che è diverso. Anche quello. Ma hai capito, comunque anche fare video così per cercare di far capire alla gente, hai capito, quello che cioè è una cosa, stiamo qui a parlare per un'ora, un'ora e mezzo, non prendiamo soldi, non prendiamo niente, però abbiamo tanta passione, hai capito? Sì. E allora dici, cazzo, certa gente dovrebbe apprezzarlo, hai capito? Assolutamente. Invece è difficile, hai capito, che apprezzano anche queste cose qua, perché comunque sia, se non c'è un ritorno economico, sei un cazzaro, sei un coglione. Cioè, tutto gira intorno ai soldi. Ah, sì. E quindi, cioè, noi facciamo le cose gratis per cercare di dare un messaggio, cercare di far capire gli errori che abbiamo fatto, quello che abbiamo fatto prima, quello che abbiamo fatto adesso, e non ti cagano neanche. Però va bene così, hai capito? Va bene così. Ma meglio essere come noi, raga. Senti, Ale, guarda, ti faccio un'ultima domanda. Voglio affrontare un altro topic con te che riguarda l'alimentazione. Un po' quello che hai imparato, in questo caso, per quanto riguarda l'alimentazione negli anni. Quindi hai detto prima che hai fatto bulk più spinti, anche magari approcci alla preparazione gare, al cut, eccetera. Le cose un po' che hai imparato. Allora, partendo dagli errori che ho fatto, comunque cose così, pensavo come tutti, più mangi più diventi grosso. No, purtroppo non funziona così, è più assimili più diventi grosso. Quindi di conseguenza, cioè l'alimentazione negli anni l'ho adattata al consumo.
l'allenamento, spingo, quanto cardio faccio, in base a quello incremento le calorie. Resta di fatto che adesso stiamo preparandoci per questa gara con Gabriele e i carboidrati sono ancora molto alti, il cardio non è alto assolutamente perché faccio solo 4 sedute a settimana. Però diciamo che la qualità muscolare è molto avanti perché ho fatto un'annata molto molto pulita e un bulk veramente lean, quindi per diversi motivi. Quindi quello che ho imparato negli anni è che il cibo praticamente lo devi utilizzare come fonte di crescita, non come fonte di crescita per il grasso, uno. Di crescita per il muscolo e poi tutto quello che è in eccesso ti va a creare effetti collaterali perché essendo pesante comunque crei tensione e stress al cuore, agli organi e tutto il resto. Quindi non è sicuramente un fattore positivo, cioè non metti il tuo corpo in una situazione di stare bene, sentirti bene, allenarti bene. Cioè, poi al di là dell'integrazione che è stata fatta anche per esempio anni indietro, si provò insulina, si provava ancora così, hai capito? Cioè, è molto più semplice di quanto la gente pensa, hai capito? Quindi, quello che ho imparato, diciamo, sostanzialmente è quello che siamo, quello che mangiamo. Di conseguenza, assimiliamo, danneggiamo e recuperiamo. Questi sono i tre fattori principali che ti fanno crescere. Se tu mangi troppo, ma non spingi nell'allenamento, logicamente puoi fare quello che vuoi, ma ingrassi e non cresci di muscolo. Quindi, quando ti vai a tirare, essendo ancora più grasso, quello che ho imparato quando ero molto off, cioè perdevo molto più peso e di conseguenza una parte di muscolo se ne andava, quindi non guadagnavi niente. Se tu vedi Greg Doucette, cioè. Non è che sono fans di lui, però diceva appunto che se tu hai un determinato introito calorico che il tuo corpo gli serve per fare un bulk, basta che vai sopra 5, 6, 700, 800 calorie e cresci, però cresci lì. E Certo. da una parte mi associo perché non hai grasso viscerale, meno colesterolo, meno grassi, meno stress al cuore, meno stress tutto. Quindi sostanzialmente dal punto di vista alimentare, con Gabriele e negli ultimi anni abbiamo fatto questo. Non siamo mai stati estremi, no carboidrati, o altissimo proteine, una keto diet per esempio, non sono mai stato estremo in nessuna delle parti o la 3 kg di carboidrati al giorno. Abbiamo fatto semplicemente un tuning, lavorato molto, a livello di assorbimento e digestione con integratori, enzimi digestivi, probiotici, tenere la flora intestinale molto sana per assorbire molto di più e utilizzare tutti i nutrienti che mi servono per allenarmi. Questo è quello che ho imparato dall'alimentazione, nel senso che non è che ti dico pollo è meglio di carne rossa, pesce è meglio di carne rossa, cioè anche lì ci vuole un equilibrio. Un equilibrio Certo. perché il corpo, specialmente in off season, se tu crei un equilibrio, il corpo assimila meglio. Per esempio, con Gabri e con atleti miei, mi piace sempre associare due tipi di fonti di carboidrati, se si può, a un pasto, o due tipi di fonti proteiche, per esempio uova e una proteina isolata, o una proteina del pisello, o degli essenziali, perché il corpo si intossica meno e assorbe di più. Certo. So, assorbendo, also, in italiano come si dice, Anche. anche due tipi di alimenti diversi con un rilascio e un assorbimento diverso, quindi un po' più lento, un po' più veloce, hai Certo, capito? certo. Quindi quello che abbiamo analizzato e ho imparato, tutte queste cose qua, nel 93, quando ho cominciato, non si sapevano. C'è una base scientifica molto più elevata adesso, hai capito? Che se la usi in maniera corretta ti porta avanti, se la usi in maniera errata non vai da nessuna Certo. parte. Ascolta, invece per quanto riguarda il junk food.
Junk food, io ti dico, noi teniamo noi. Io parlo di noi perché io e Gabriele siamo praticamente una sola persona. Il braccio e la mente. Perché se non lavori così, non puoi lavorare con un preparatore. Io ho totalmente fiducia in quello che mi dice a occhi chiusi. Cioè, e quindi il junk food lo utilizziamo per stimolare, diciamo, il metabolismo. Perché a un certo punto anche sempre mangiare pulito, 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 comunque il metabolismo si appiattisce. Allora, come faccio per fare uno spike metabolico almeno una volta a settimana? In off season quest'anno abbiamo fatto anche due pasti sporchi, uno un po' più pulito, magari post legs workout o back workout. A volte ti dico, ne ho fatto uno anche post leg workout la settimana scorsa, nonostante sia in preparazione. Più stiamo tenendo un pasto sporco la domenica adesso. Che se tu pensi, se tu veramente stai a dieta e conti tutto, pesi tutto, sono 6 pasti al giorno, per 7 giorni sono 42 pasti. Su 42 ne fai 41 puliti, uno ipercalorico con del junk food, che cosa può fare? Ma Una parte. cosa fai normalmente con junk food? Come junk food? Ok. Io ti dico, adesso, vabbè, a me piace molto, qua ho un posto dove fanno l'hamburger con la carne organica e tutte queste cose qua, quindi vado sempre lì, faccio due hamburger double con il bacon e poi dopo mi mangio un muffin o due. Questo è una porzione di patatine fritte, quindi fai conto sulle 3.000 calorie, 3.200. Che due muffin sono 400 l'uno, sono 800 calorie. Poi dopo probabilmente 1200, 1200 sono 3200 calorie con le patatine e tutto Certo. quanto, 3000 calorie. Quindi dai un bel impatto metabolico, nel senso che comunque, cioè il giorno dopo col sale e tutto quanto mi sento comunque pieno e tutto quanto, ma non è solamente a livello di metabolismo, ma a livello anche mentale. Quello è un beneficio che io trovo il più importante in assoluto del free meal, quello dell'uscire, rilassarti, no? Andare fuori dalla routine. Esatto, poi dopo hai capito, adesso siamo praticamente a 8 settimane dalla gara, quindi quest'anno abbiamo pianificato di portarlo quasi fino alla gara, però sostanzialmente sono anche più avanti degli anni scorsi, Quindi. lui è molto contento, quindi le calorie sono più alte e di conseguenza sono molto più full e molto più piena, mi vedo molto più rotondo. D'altronde cerchi sempre di migliorare quella che è la tua condizione dell'anno precedente. Certo. E capito? Non solamente dal punto della bilancia, perché la gente si fossilizza peso, mangio, bilancia. No, cioè la bilancia, quando io faccio la ricarica, i primi 2 giorni o 3 giorni scendo sempre 3-4 pound, 2-3 kg vado giù. Cioè non mi dire, perché il metabolismo appunto accelera. Quindi quando tu pianifichi una ricarica con un atleta, io calcolo sempre, faccio prove di ricarica. Hai capito? Li porto a deplezione 2 o 3 settimane prima, li porto a deplezione 2 o 3 giorni, vedo, poi dopo ricarico 1 o 2 giorni, poi vedo come rispondono. Ok, c'è ancora spazio. Lavori così con il cliente, uno a uno, credimi, se lo fai così con uno a uno, io ho 8 persone che gareggiano, sto rincoglionendo. Sì, no, assolutamente, Quindi assolutamente. la stessa cosa facciamo noi, hai capito? Quindi io vedo sempre, facciamo questi tentativi, cioè il corpo non è mai uguale. Non è mai Certo. uguale, quindi un protocollo non può essere lo stesso anno per anno, cioè l'anno dopo cambia, l'anno dopo cambia, perché c'è un processo di invecchiamento nel corpo, le cellule e tutto quanto. Se le cellule invecchiano, l'assorbimento, la digestione, tutto cambia. Quindi sono Certo. tutte cose che un preparatore deve guardare. Io quello che ho imparato in questi anni è quello, e ti dico, dal punto di vista alimentare, sostanzialmente è questo. Quanto assorbi, quanto assimili, quanto ti serve e fare le tue prove e tutto quanto. C'è gente che mi dice: no, ma io il cheat meal non lo sto facendo da 6 mesi. Ok, sì, però fai cacare. Cioè, hai capito? Vedi gente che non beve, cioè vedi gente che non mette sale. Adesso è molto in voga il sale, per fortuna la gente l'ha capito. Comunque stimoli la tiroide, cioè, hai capito? Certo. Il muscolo pieno, se stai basso a carboidrati il muscolo è più pieno, cioè,
hai capito? Cioè, tutte queste cose qua, la gente è scettica, non vuole il sale. Qua in America i ragazzi sono ancora rimasti no sale, no sale. Figuriamoci. E la Cioè, gente viene a cercare i segreti di Pulcinella. è vero, ma io ti posso garantire, ragazzi che hanno già gareggiato, quando gli faccio fare salt loading, mi dicono, wow, così tanto? Ho detto, no, non è che stai facendo tanto, stai facendo Giusto. il giusto, però è che prima mangiavano tutto senza sale, cioè cazzo, come fai? Cioè, non lo so, non riesco a capire, cioè il muscolo è fatto di acqua, sale e carboidrati. Comincia a togliere i carboidrati, comincia a togliere il sale e abbassi i liquidi, cosa fa? Cioè, non c'è Sei niente. vuoto, certo. E dopo mi dicono, ah, cazzo, il lunedì sono andato a mangiare tutta sera e mi sono svegliato, ero tutta una vena, tutta una riga, ma va? Io ho detto, hai mangiato carboidrati, acqua e sale. Io ho detto, ragionaci un po', gli ho detto, vedi tu. Certo. Quindi, cioè, questi errori si facevano 20 anni fa, ma ci sono ancora preparatori che ne fanno tanti, di questi errori. Sì, figurati, figurati. Tanti, 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 tanti. Amen. Ale, ti ringrazio. Comunque. Dimmi, dimmi. No, comunque è così, nel senso che purtroppo io sono una persona che ti dico, una volta che faccio un errore, provo a non farlo la seconda volta. Così dovrebbe Almeno. essere. Così dovrebbe Sì. essere. Teoricamente. Molto, ecco. Bene, Ale, ti ringrazio davvero. Ti lascio andare e ti auguro un buon pomeriggio perché da te è pomeriggio, no? Da voi? Sì, Piano. sono esattamente, sì, sono le 2:45 Ecco. ora qua. Adesso mangio qualcosa perché sennò ho già perso 1 chilo. Vai, fantastico. Senti, noi ci teniamo aggiornati comunque. Spero di averti nel podcast. Magari quando ci avviciniamo alla gara, così ci dai un aggiornamento flash. Va bene, mi farebbe piacere, comunque è sempre bello fare più chiacchiere, scambiare idee e non Assolutamente. vorrei. Poi ti dico le ultime 4 settimane, ti dico se sono a 1 grammo di trembolone, se sono meno. Fantastico. Aspettiamo le news. Ok, ragazzi, un abbraccio. Grazie Ciao. Ale. Ciao, Ciao. ciao. Ciao, ciao.